Dopo i segnali incoraggianti di queste ultime settimane per quanto riguarda la revisione del prodotto interno lordo, l'Istat lo ha certificato al rialzo, e questo leggerissimo calo del tasso di disoccupazione, oggi arriva un'altra, diciamo, buona notizia: i dati di Confcommercio segnalano questa leggera ripartenza dei consumi. È ancora presto per parlare di crescita, di sviluppo, di ripresa della nostra economia, pur tuttavia sono dati positivi che vanno incoraggiati attraverso una strategia che faccia leva sul rilancio degli investimenti pubblici e privati, su un nuovo modello di politica industriale, sulla necessità di ridurre il carico fiscale soprattutto per lavoratori dipendenti, pensionati, famiglie, le imprese che investono in ricerca, in innovazione e che non licenziano. Bisogna mandare avanti una discussione sulla base della nostra proposta di legge di iniziativa popolare, meno tasse sul lavoro, un nuovo strumento di sostegno alle famiglie e soprattutto via la tassa sulla prima casa con un'azione forte di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Io penso che se noi diamo gambe a un patto per la crescita, lo sviluppo, la coesione che rilanci la questione anche del Mezzogiorno, governo, parti sociali, sindacato possono incrociare nella stessa direzione una spinta forte in direzione della crescita e dello sviluppo.